Questa è Radio Spin. Non riesce, una persona che viene da un certo tipo di ambiente non si mette a giocare a calcetto o a capire cosa hanno bisogno i giovani di una città, mm-hmm. perché i suoi stessi giovani di casa li ha, tra virgolette, cresciuti a pane e bellezze, fasti, quindi la sua mentalità di giovane non è quella di passo con una città che ha bisogno. Amici del Bubone, benvenuti a un'altra puntata. Ci stiamo avvicinando alle elezioni, ma noi purtroppo, a causa della par condicio di silenzio elettorale, anzi forse per fortuna, e poi ne parleremo, vi spiegherò il motivo, ospitiamo non politici. Oggi c'è un mito della mia infanzia. Siccome in una delle tante mie vite precedenti ho provato anche a diventare un DJ di successo, ogni volta che mi incontravano in giro per Prato, a Firenze, a Pistoia, al mare, mi dicevano: sembri il Luca di Venere dei poveri. Ed oggi, amici del Salotto del Bubone, abbiamo Luca di Venere. Ciao a tutti. Allora, Luca, a Prato ti conosciamo tutti come DJ, no? Però sì. da quando i social stanno spopolando, la gente sta iniziando a apprezzare di te anche il tuo modo di esporti sull'attualità locale. Beh, io mi espongo perché, come ti dicevo prima, in privato, a differenza di molti altri DJ, ormai ho un'età diversa, quindi vivo la città in maniera anche diversa. Sento le esigenze di una città diversa, quindi perché magari ora non lo avrò, ma un giorno avrò un figlio, ho movimenti e tempistiche diverse. Luca di Venere, spero che lo abbiano tutti prima o poi un figlio, ecco, insomma. Però insomma, ecco, la questione di logica è che sto più attento alle dinamiche di una città magari di quando ero più ragazzo. Semplice. Magari quando ero più ragazzo mi interessava esclusivamente fare quello che faccio tuttora, ma solo concentrandomi su quello, divertirmi, riuscire comunque a dare qualcosa ai giovani, ma mi limitavo lì. Ora riesco a vedere cose diverse e quindi automaticamente mi viene anche da esprimermi in maniera diversa. E quando Luca di Venere non è alla console, che cosa fa durante il giorno? Io lavoro in uno studio professionale di commercialista e consulente del lavoro. Attenzione, questo è uno scoop. Cioè vedi, inviti dei personaggi, no, che sono conosciuti da tutta Prato, comunque in Toscana, perché il tuo nome viaggia un po' su... Ora è un momento anche un po' difficile, no, per i locali e le discoteche. Allora, non si va più a ballare. Allora, io ho fatto un percorso molto diverso, a differenza di quelli di oggi. Insomma, io ho fatto una scelta di smollare un po' la presa. Ho scelto una carriera diversa. Un po' perché il mio mestiere, chiamiamolo mestiere, quello del DJ, è un mestiere che ti porta a essere solo. Ed è sì. La prima cosa che alla lunga ho sentito. Specialmente quando ero un attimino più di punta nel settore, quindi oltre che in Toscana mi muovevo anche in tutta la nazione. Però ti sposti, sei solo, durante le feste sei solo, comunque poi cominci a sentire la mancanza anche degli affetti, per quanto te tu possa avere intorno tantissime persone, non sono le persone. Quindi insomma, un po' quello, un po' ho fatto un esame di coscienza e non è più il tempo di fare per me quello che facevo prima, e ho scelto un'altra carriera, un'altra vita molto più tranquilla. Continuo a fare il DJ, ma lo faccio in zona, cerco di evitare quando posso, qualcuno mi ha ancora chiamato, vecchie amicizie fuori, di andare. Io mi ricordo, smisi totalmente di suonare, mi staccai dalla console quando in una settimana tornai tre volte, tre notti, in realtà erano tre mattine, e trovavo mio babbo a farsi la barba. Ecco, allora gli dissi, no, forse, siccome ero iscritto anche all'università qui a Prato, infatti mi ci è voluto 4 anni e mezzo per farne 3, io dissi, guarda, secondo me è il momento di mollare, perché forse c'è da cambiare un po' vita, e avevo anche una ragazza che ho tuttora. Infatti anche io ho usato anche un po' quella, la scelta che mi ha un po' portato. È una passione che prende tempo, troppo. Cioè, se decidi di farlo in maniera professionale, prende tempo. Quindi non puoi più fare il doppio lavoro come succedeva un tempo quando lo facevo io, che noi si partiva come ricercatori di musica e poi dopo andavamo nei locali e la proponevamo.
ora è cambiato completamente tutto lo stile, ora il DJ vero e proprio la fa la musica, spesso e volentieri ormai quando vai nei locali non vedi neanche più i dischi, girare i dischi, neanche più CD, cioè ormai improvvisano live. Cosa importa se è finita? E cosa importa se ho ancora usata? Musica che tra l'altro non c'entra niente con quella che suoni te. No, no, io suono musica italiana. Davvero? Certi contesti, cioè, li metto in certi contesti. Certo, magari a chiusura. Sì, ma anche durante il set, dipende. Io faccio cose diverse da quelle che ormai la gente, i ragazzi si stanno abituando. Io vengo più dal divertire, far divertire il pubblico. Io vengo da quando, dal DJ sfigato. Mentre ora il DJ è figo. Quando ho iniziato io, il DJ era lo sfigato del gruppo. Cioè era lo sfigato che tutti si divertivano e lui stava lì a mettere la musica. Quindi lavoravo, cioè ho sempre lavorato con quella filosofia lì. Cioè io voglio far divertire il pubblico. E la musica italiana ha tante cose, anche se io non sono un estimatore della musica italiana, però ci sono tante cose interessanti che anche durante un set, se messe nel momento giusto, possono essere interessanti, divertenti, interessanti già. Senti, entriamo un po' in clima bubbone, visto che abbiamo fatto un'introduzione interessante su quello che fai e comunque per quello che ti conoscono. Questa campagna elettorale, dammi un po' un tuo punto di vista, perché io sono incazzato nero. Beh, per me Paolo Brosio vince su tutto. Cioè chiunque sia stato a fare la genialata è veramente entrato nella mia top 5 dei geni. Tornando sul discorso serio, io di politica non me ne intendo. Ho avuto anche delle proposte, ma come a tutti ho detto nome. Sono... No, i nomi non li fa. No? Ne ho avuti più di una e nome non li fa. Più di una. No. Però... Uno è Rubino. Sì, vabbè, lui. Lui per questione di amicizia vera e propria, insomma, ci ha provato. Però ho detto a tutti no. No, perché prima di tutto non sono capace. E come ti dicevo prima, se non sei capace, certe cose non le devi fare. Anche se hai tutte le buone intenzioni del Concordo, mondo. Anch'io ho ricevuto proposte, siccome anch'io non sono capace, ho detto di no. Quindi... E poi soffro d'ansia. Quindi dovermi. Figurati. Dovermi mettere sul gruppone i problemi di una città sarebbe. Quindi possibile. C'è stato qualcuno tra Rubino che ti ha chiesto di candidarti. Sì. Dai, forza, dai. No. Avevo promesso e non l'avrei detto, non lo dico. Perché? Scusa. Per correttezza. Sono sempre stato corretto. Senti, il tuo rapporto con Rubino e Belgiorno? Allora, vabbè, con Alessandro siamo amici da bambini. Cane proprio. E gatto. No. Siamo amici da bambini, lavoriamo insieme, abbiamo fatto tante cose insieme, andavamo a scuola insieme, cioè siamo proprio amici. Abbiamo delle idee diverse su questioni artistiche, fondamentalmente. Cioè, lui ragiona giustamente da imprenditore, lo rispetto perché secondo me ha fatto grandissime cose come imprenditore. Ha delle pecche sulle scelte artistiche e certe volte si consulta con me, però non mi ascolta mai. Lui si preoccupa giustamente dei numeri, è il suo mestiere, certo. E quindi fa bene a fare così, anche se secondo me ha delle carenze su quello che fondamentalmente non sono il suo forte, però è una brava persona, cioè è una persona di cui mi quindi fido. Voterai, si può dire voterai Rubino? No, non voto. Non voti? Ho scelto di non votare. No. Come mai? Ho scelto di non votare perché non c'è nessuno che mi rappresenta, semplice. Quindi non ti accontenti del meno peggio? No, non voto perché andrei, se dovessi votare, voterei Alessandro Rubino per amicizia, non è giusto. E gli altri non sarebbero invece persone che mi rappresentano. Con tutto che mi sono avvicinato all'idea del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle di Prato è completamente fuori da quello che pensavo potesse fare. Ecco, cioè non mi piace assolutamente né chi lo rappresenta né come viene rappresentato. Quindi... sicuramente a livello comunale no, nazionale ma vediamo, insomma. Belgiorno? Non ci ho mai lavorato insieme. Che c'è diciamo stato uno dei nostri totem dei non nostri ci ho mai lavorato insieme. Secondo me ha fatto cose brutte per la città, però è una mia opinione personale. Scelte sempre artistiche, io parlo, certo. Perché poi la palla grossa ha avuto il suo successo, insomma. Ora ho visto sta cercando di, tra virgolette, rimediare con questo festival che potrebbe essere sulla carta interessante, ma ho paura che venga fuori un gran disastro. Però, insomma, ecco, ma non per lui, per il pubblico che attirerà, ragazzi, il tipo e così via. Però, insomma, ecco, io spero che vada tutto bene perché potrebbe essere una bella vetrina per Prato.
ma di lui non ti so dire altro. Senti, se c'è una cosa, se c'è un argomento che ti ha visto veramente in prima linea, è quello sulla comunità cinese a Prato, il capitolo integrazione. Ti reputi un miloniano? Sono vicino a Milone come idea. Sono vicino a Milone come idea, sì. Cioè, nel senso, secondo me il suo metodo può essere giusto. È giusto, ma non perché... Lui, secondo me, c'è un'idea sfalsata. Lui viene visto come persecutore dei cinesi. Secondo me lui fa... la persecuzione dell'illegalità, del sistema illegale che loro hanno costruito, certo. Perché io con il mio lavoro ho avuto a che fare con i cinesi, li ho visti come ragionano e loro ragionano così, cioè loro se possono aggirare il problema lo fanno. Io voto Marco Wong, non lo conosco, è candidato in SEL, nato a Bologna in realtà, poi non è neanche cinesissimo, è nato a Bologna, di origine cinese. Ma secondo me è l'unico nome e cognome che rappresenta una prospettiva di tutti i 661 candidati. Che non vuol dire votare Sette, vuol dire votare Marco Wong, che è una cosa diversa. Io do la preferenza in consiglio comunale. Non lo conosco, sinceramente non so neanche che cosa sia. Sì, di che cosa si occupi, ti dico la verità. Ma cioè, va bene, cioè, magari è un bravissimo ragazzo. Io non entro in merito a cinese o non cinese, entro in merito a comunità, come si comporta o no. Dovresti leggere il libro di Giorgio Bernardini, dell'amico che abbiamo avuto ospite qua, C'è in controcenne, perché fa una fotografia. Io non voglio convincerti in questo blocco di 5 minuti, ci mancherebbe. Ci hanno provato tutti. No, ci mancherebbe. Però fa una fotografia, secondo me, esemplare, no? Individua il nodo della questione cinese a Prato su una guerra generazionale tra chi a Prato ci è venuto per lavorare, fare soldi e tornare in Cina, che era il progetto di vita della prima generazione, e chi invece a Prato ci è nato. E si stanno scontrando, perché chi è nato a Prato si sente pratese e non vuole tornare in Cina. Ovviamente è una generalizzazione, ci sono quelli che comunque sanno e vogliono tornare in Cina. La famosa seconda generazione. Anche la terza, forse. E Giorgio la chiamata c'è in controcenne. Se vinceranno i giovani, vincerà un sistema di legalità, perché loro vogliono stare a Prato, parlano pratese, si sentono pratesi forse più di me e te, e vogliono vivere nel rispetto delle regole. La domanda che mi sono sempre posto è: questi giovani cosa andranno a fare? Quello che facciamo noi. Suoneranno, oppure riprenderanno le attività dei genitori e continueranno su quella scia. Molti hanno già preso le attività dei loro genitori e le hanno regolarizzate, perché in questi 5 anni, ben venga, continua così, ben venga. Da un'impresa iscritta alla CNA sono passate a 98 imprese cinesi. Sono dati di cui nessuno parla. Vuol dire iscriversi alla CNA, vuol dire aprire le porte della propria azienda, vuol dire fare con te. Giustamente scuoti un po' la testa, Beh, non è che vuol dire che ti sei iscritto a un'associazione di categoria, vuol dire che sei la persona più legale del mondo, Però ti fanno controlli, però ti fanno... Ma chi, la CNA? Fanno controlli per entrare. Ma neanche per idea. Dici di no. Ma assolutamente. Io ho sentito il presidente di CNA anche la settimana scorsa. Mai visto io fare un controllo né da Unione Industriale, né da CNA, né da artigiani. Ma che, cioè, alla fine loro non è che hanno il potere di entrare in un'azienda e pretendere i controlli. Possono chiedere della documentazione. Ma ti posso garantire le documentazioni ne possono si tirare fanno, fuori come sì. Cioè, non è che, quindi credo sul ruolo di tanti commercialisti a Prato che sono stati in questi anni conniventi, tanto sentiamo le campane del Duomo. Sai, è un mestiere. Il mestiere del commercialista è quello di far rispettare le regole. No, far rispettare le regole della Guardia di Finanza. Il mestiere del commercialista è riuscire nelle regole a far risparmiare il contribuente. Un punto di vista un po' italiano. No, è il nostro punto di vista, è così. Cioè, il commercialista nelle regole deve riuscire a risolvere i problemi. Però cioè, molti commercialisti non deve, hanno, cioè, noi non siamo guardie. Commercialisti non, cioè, lavorano in studio, non è che siamo i controllori della legalità. Noi dobbiamo rispettare le regole che ci vengono imposte dallo Stato e farle presenti al cliente, e poi il cliente si comporta di conseguenza. Noi rispettiamo le regole per la dichiarazione dei redditi, i bilanci e così via dicendo.
è ovvio, poi subentra la guardia di finanza. Ti ricordo comunque il nostro lavoro è che, anche se non sembra, si basa quasi tutto sull'interpretazione. Beh, certo. Cioè, quindi spesso e volentieri, sì, io faccio un'interpretazione, la guardia di finanza ne fa un'altra, poi deciderà il giudice. Sei contento di stare a Prato oppure vorresti vivere altrove? Io sono contento di Prato, non sono contento dei pratesi. Ma quello sono sempre stato. Cioè, non è che penso che sia palese, ormai lo sanno tutti. Che... cioè, io penso di essere una delle persone più odiate insieme a Belgiorno. Mi sono trovato anch'io quattro ruote tagliate alla macchina. Ma per il semplice fatto che dico le cose scomode, le verità che la gente sa benissimo che sono verità, ma non le vuole che si dica. L'oracolo Luca di Venere. No, dico, cioè, io ho sempre fatto così in tutto. Cioè, io te le dico nel c'è un viso. Po' il DNA di Bubone dentro. Ma sì, io sono il polemico per eccellenza. Quindi insomma. Infatti, quando ho pensato al nome da dare a questa cosa qua, in realtà anche qui è un po' noi pratesi soprattutto, però noi toscani in generale abbiamo un po' questo DNA di voler fare polemica, però magari lo facciamo anche con ironia, lo facciamo, però di fatto abbiamo un DNA contro. Siamo un po' contro. Io di natura. Cioè, io do sempre contro. Cioè, se le 100 dicono che è giusto, io mi metto automaticamente. Esatto. Ma per natura, cioè, son fatta proprio male così. Quindi avrebbe avuto anche te Chinotto da ragazzo. Chinotto era la bevanda. Senti, cosa faresti in breve per cambiare? La prima cosa che faresti se domattina ti alzassi sindaco? A parte che non lo saprei, perché se lo sapevo mi candidavo come sindaco. Non saprei proprio dove andare a toccare la prima cosa. La prima cosa sicuro, io parlo per me, cioè io investirei sul sistema giovani. Cioè io sono un intrattenitore, quindi io investirei sull'intrattenimento, perché secondo me ora come ora in Italia è una delle fonti di lavoro più vicine, più sicure su cui investire. Perché il resto, intrattenimento, i ragazzi escono sempre, magari spendono meno, spendono poco in confronto a prima, però escono, anche perché è l'unico modo, cioè se non uscissero la gente si taglierebbe le vene. Certo. E l'intrattenimento è, cioè, insomma, ci sono città intere, ci sono isole intere che insomma ci vivono, ci guadagnano e ci stanno bene. Assolutamente. E per quanto riguarda, entro un po' in qualche tema di questa campagna elettorale, no? La questione aeroporto, anche stamattina io mi sono dibattuto. Io sono a favore, totalmente a favore, e soprattutto dico una cosa, che tanto noi non si può incidere, è una scelta che riguarda Firenze e la regione, e noi pratesi non abbiamo neanche uno 0,1% di voce in capitolo, e quindi mi domando... Tecnicamente non lo so. No, quindi, e non capisco perché 9 partiti su 9 stiano facendo una campagna elettorale. Ma magari penso che comunque le pressioni di una città come Prato incidano in regione, spero. Insomma, penso, da quanto ho capito, siamo una delle province più grandi del centro Italia. Vorrà dire qualcosa quando uno va in regione e deve far valere le sue idee. Non tu lo so, leggi di rappresentanti che poi vanno in regione. Ci sono dei pratesi in regione e sono tutti a favore. Beh, centro vabbè. E centro, partiamo sinistra. Dal presupposto che secondo me le regioni sono uno stipendificio. Quindi credo che quelle sono lì, non penso neanche riescano a pensare a fargli qualcosa. Anche cosa, i pratesi in regione sono d'accordo sull'ampliamento della pista parallela, quindi hanno votato, cioè, quindi... Allora non c'è neanche bisogno di parlarne. Capito, però ne parlano tutti, perché forse non hanno altri argomenti. Beh, sai, in campagna elettorale tutto è concesso, no? C'è chi mette i cartelli che 40 anni non fanno niente, c'è chi dice che è tutta colpa di Cenni, dice tutta colpa dei... Mai se ne sente... Secondo te si punta un po' al voto degli ignoranti? Cioè, sì, perché purtroppo io che mi reputo invece credo. Appartenente alla categoria degli illuminati. Io non credo, perché, cioè, insomma, non siamo mica più negli anni 80 dove... il ragazzo era in terza media, smetteva, andava a lavorare, aveva una visione molto diversa. Ora insomma c'è tanta gente, forse è anche quello il nostro problema, c'è un surplus di gente che comunque ha acquisito una certa nozione di quello che è la vita generale. Secondo te il livello dell'elettore medio a Prato è abbastanza alto? È più alto, cioè è più alto degli anni precedenti, quindi puntare sull'ignoranza sarebbe stupido, perché insomma
c'è il cambio generazionale. E parliamoci chiaro, mentre prima l'università, almeno quando io ero più ragazzino, prima l'università era una cosa che facevano pochi. Certo. Ora è diventata un po' quasi una scuola dell'obbligo. Sai citare. Io ne approfitto per annunciare di comune accordo con Vittorio Giugni che abbiamo annullato il terzo dibattito che avevamo in programma da fare in Piazza del Comune con Roberto Cenni e gli altri candidati, perché a Prato oggi si fanno in media quattro dibattiti al giorno. Quindi ora, mentre già 20 giorni fa, quando si fece il primo, eravamo tra i pochi a fare dibattiti, cioè aveva un senso, ora non ha più senso, perché la gente si è messa anche rotta ai coglioni di questi dibattiti. Io sono contrario ai dibattiti, perché da quanto so, da quanto ho capito, sono un po' guidati, no? Cioè, nel senso, te mandi le domande prima, loro sanno cosa rispondere, rispondono a quelle domande, se non gli piace la domanda ti dicono di cancellare. Ma poi non c'è gazzarra, non c'è un minimo di scontro, non c'è un minimo di zuffa, sono tutti composti, cioè proprio... E poi dicano tutti, bene o male, le solite cose. Ci si divide su alcuni argomenti. Sull'aeroporto sono tutti d'accordo, ad esempio, tranne il mitico Carlo Lavigna. Io Sognocchi parla sempre di scaricare tutti. Che sono molto più vicino a lui su queste idee. No, è grandissimo Tognocchi. Ho preso anche il foulard onorario. Però a prescindere da questo, che penso che lui con questa politica scaricare tutti a livello comunale non possa far niente. Quindi no. Credo, senza che se ne offenda, un voto che... un'attività che non serve a niente, cioè qui il comune deve puntare su altre cose, non certo sul... Puoi fare la riduzione delle addizionali, ecco, piccolezze in confronto a quello, secondo me sono le difficoltà. Però... Luca di Venere, esperto di economia, la riduzione no, delle addizionali, io non so neanche che cazzo voglia dire la riduzione delle addizionali. Non sono un esperto di economia, aspetta. Sì, diciamo che capisco cosa quando si parla di fisco. Esatto. Di che cosa si parla? Perché esatto. Insomma, ci lavoro. Ma però un esperto di economia è un'altra cosa. Chi ti conosce sul dance floor? Vabbè. Sì. Ripeto, sono cambiati i tempi, cambia l'età. Io ormai non. Prima andavo vestito ben diversamente da ora. Prima stavo attento a tante altre cose. Ora non Opinion maker del 2014, Luca Di Venere. No, invece assolutamente. Senti, qui abbiamo, soprattutto qui in questa piazza, in questa zona, un tema. Che per Radio Spin è molto caro, il problema del canto alle Tregore, il problema della droga, dell'eroina è diventato un'emergenza nazionale. Secondo te come si affronta questo problema qua? Mi ricordo che tu forse condividetti l'articolo di Vice su a Copenaghen, per quello che abbiamo fatto a Copenaghen. Sì, sono molto vicino a quei tipi di idee. Cioè i nordici, secondo me, sotto certi aspetti sono avanti anni luce a confronto a noi. Cioè non c'è un recupero di questa zona se tu non recuperi queste persone. Io sono, a parte che sono più che il recupero della zona, io sono dell'idea che della libertà individuale. Cioè per me, io ne ho sempre fatto, la libertà individuale è una cosa per me necessaria. Perché se io faccio una scelta, che è quella di farmi del male, quindi drogando, io posso cercare di obbligarti, come stiamo cercando di fare in tutti i modi, di farti smettere. Ma tanto se io non voglio smettere, non smetto. Tanto vale metterci in una condizione di avere delle strutture che controllino queste persone, che gli permettono di fare quello che vogliono, che siano controllate e al bisogno siano assistite. Già la vedo una cosa più logica, che per forza essere, opprimersi. Io capisco i genitori, capisco tutto quello che si può soffrire ad averlo. Però si soffre e si vive in questo modo perché non ci sono questi tipi di strutture che magari ti mettono anche in una condizione di poterlo fare. Quindi evitando di stare per strada, evitando furti, evitando magari con piccoli aiuti dello Stato, piccoli aiuti del comune, comunità anche, tra virgolette, private che possano intervenire. Il caso di Illegal in Copenaghen che puntava a ridare una dignità a queste persone. Oltretutto perché poi... lavorano. Esatto. Vendono quel giornaletto, lo vendono, con quei soldi si prendono la loro droga. Oppure? E oltretutto vanno in strutture apposite dove si sono controllate da infermieri che loro possono fare quello che vogliono, controllate da... Oppure addirittura
quando iniziano ad avere un po' di soldi, iniziano a dire: ma perché mi devo comprare la droga se posso stasera andare a mangiare una pizza? Poi dopo entrano meccanismi psicologici ben diversi, virtuosi, virtuosi. Sì, ovvio, cioè entrano meccanismi diversi, perché poi quando è come tutte le cose, se te ti lasci andare, ti lasci andare. Quando incominci a lavorare, a vedere i frutti di quello che fai, ti concentri anche su quello, a riacquisire dignità, che penso sia per loro la prima cosa. Allora, abbiamo gli ultimi 4 minuti e mezzo, non so, ho un sacco di cose da chiederti. Facciamo domande brevi e risposte brevi. Ti fidi di Renzi? No. Zero? Zero. Non c'è neanche uno 0, virgola... Dice cose che mi piacciono, ma è palese che le dice per prendere voti. Bene. Cosa faresti con chi ancora, dopo 20 anni, vota Berlusconi? Non lo so. Io ho avuto, so che dicendo questa cosa rischio grosso. Sei però stato Berlusconi? Sono stato uno che ha votato. Siamo stati mi sono fidato di questo, ho anche una certa convinzione. Vogliamo dire che ci siamo un po' fidati tutti di Berlusconi? Ah, peccato, succede, cioè, nel senso, si sbaglia nella vita, ho sbagliato, me ne sono reso conto nel tempo, pace, succede, e poi mi metteranno alla gogna per questo, che devo fare? Se anche il Movimento 5 Stelle dovesse fallire, che cosa ci rimane? Andare a Ibiza, a Formentera? Va, senti, io mi sono innamorato della Thailandia, andrei lì. Ah, ok, innamorato della Thailandia. No, io invece, ormai lo sanno tutti, il mio amore per Formentera, quindi... E vabbè, tornando invece su Prato, devi votare per forza. Ti vengono a prendere, ti viene a prendere la Scellere e ti porta. Ma vabbè, se me la metti così, voto Rubino. Cenni, Biffoni, Verdolini. Dura, È dura, Allora, Biffoni no. Biffoni no. Perché Biffoni no? Ma perché no? Lui è un Renzi 2. È un Renzi 2. Sì, ok, Biffoni no, è un Renzi 2. Cenni, guarda, poverino, a me sembra anche una brava persona di per sé, ha avuto poi questo fallimento che lo ha rovinato di immagine, ma come persona... Gli hanno notificato un avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta. Di cui vabbè, nessuno, i fallimenti, le banche, nessuno, i fallimenti, parte. Le bancarotte fraudolente, ah, insomma, poi ci marciano. Tu mi insegni, da uno che lavora in uno studio, che si fanno e si disfano. Le bancarotte fraudolenti, insomma, parliamoci chiaro, quelle secondo me, insomma, lì ci hanno anche un po' marciato sopra. Poi, insomma, un fallimento, una bancarotta fraudolenta, si entra in tante piccolezze, certo. Attenzioni, insomma, legali. Certo. Che non sto a entrare in merito, sono noiose e rimango dell'idea che secondo me è una brava persona. Se però lui ha vissuto in un periodo la sua vita, cioè tuttora, a un livello troppo alto per poter capire quali sono le esigenze di un delle cittadino persone normali. Sì. E quindi questo secondo me lo penalizza. Verdolini, mi sembra... Non mi sembra proprio adatta. Non ti convi- non è, no, non è non mi sembra l'espressione migliore. Non mi sembra adatta. Non mi sembra adatta. Senti, con Belgiorno abbiamo inaugurato anche una sorta di rubrica nella rubrica, no? Quante non mi dico quella delle donne. Quante donne hai avuto in vita tua? Allora, partiamo dal presupposto che lo trovo una cosa un po' ridicola vantarsi delle donne, no? Cioè... Ah. Sono cose alla Belgiorno, insomma, dai. Sfatiamo anche il mito del DJ con le tante donne, sì. No? Guarda, perché io realtà... sono ormai fidanzato da 6 anni. E se dovessi stare dietro a queste mischierate, no. Io non credo assolutamente. Sicuramente i DJ hanno un'attenzione diversa, non ti posso dire di no, perché insomma, cioè, parliamoci chiaro, ho visto degli emeriti mostri, io compreso, avere delle bellissime donne. Quindi quello motivo ci sarà. Comunque tante donne, Luca di Venere, no, tante donne. Non stiamo a dirlo, no. Guarda, meno di quello che pensi. Senti, il tuo locale preferito dove hai suonato, da dire proprio indimenticabile? Va, no. Non sono partito con Luca di Venere DJ e voglio richiudere con Luca di Venere DJ. Non esiste, no. Io sono più o meno stato bene in tutti i locali. Dove vorresti suonare? Io l'unico locale veramente con cui ho un affetto profondo attualmente è Babylon, ma perché è anni e anni che ho fatto residenza lì, ho costruito la mia serata lì e vivo lì, cioè la mia serata è quella. La tua canzone preferita? Teardrop, The Massive Attack. Vedi, si va nel raffinato. Abbiamo finito, non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca di Venere. Grazie a tutti, grazie a te.
che non voterà, ha già detto che non voterà, e no, che se voterà voterà Rubino. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, mercoledì prossimo ultima puntata prima delle elezioni, quindi devo ancora vedere un po' se Luigi Salvioli, il mitico Luigi Salvioli, sarà disponibile, ci sarà lui, altrimenti vedremo. www.ilbubone.it a Radio Spin, Strotto e Bubone, grazie a tutti, delirio. Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta. Questa è Radio Spin.